Ciao, madre a 61 anni. Ho sentito la notizia di oggi che una signora è diventata mamma a 61 anni attraverso non un'inseminazione artificiale, ma attraverso una cura ormonale, così almeno come quello che è stato detto. E il padre, anch'esso, è più o meno coetaneo. Ora, ci sono stati molti, diciamo, alcuni moralisti, o chiamiamoli in qualche modo, che hanno tirato fuori le solite considerazioni: ah, ma è troppo vecchia, un figlio può fare la nonna. Io credo che sono cose che vanno completamente sfatate. Anzi, una donna che per la prima volta diventa mamma a 61 anni significa che ha un desiderio talmente forte di avere questo figlio, che non potrà che giovarne sia lui che il figlio, fondamentalmente, sia lei che il figlio. Lei perché il figlio le darà vitalità e le permetterà di vivere ancora più a lungo di quello che probabilmente avrebbe vissuto se non avesse avuto questo figlio. E il figlio avrà l'affetto e l'amore di una persona comunque matura, di una persona che ha scelto consapevolmente, deliberatamente di diventare madre. Molto meglio una madre di 61 anni che l'ha scelto, che l'ha ponderato, che è una madre di 20 che invece gli è capitato e che magari odia talmente, come dire, odia no, ma ha avversione, diciamo, per quello che è capitato, ha dovuto subire la situazione, ma di fatto genera prevalentemente tensioni più che armonia. Quindi benvengano le mamme di 61 anni, anche 62, 65, l'importante è che, diciamo, lo sentano veramente col cuore, fondamentalmente, e possano, diciamo così, arricchire loro stesse e anche il figlio, perché comunque hanno sicuramente molta più esperienza, molta più capacità ed equilibrio sicuramente di una ragazza giovane che è sicuramente fisiologicamente è più predisposta, ma magari emotivamente lo è molto di meno. Quindi io, diciamo, non vedo moralismi o mettere blocchi, ognuno fa ciò che si sente. Se una donna a 61 anni si sente di avere un figlio, è giusto che possa farlo tranquillamente, anzi, sarà probabilmente una madre molto migliore di tante altre. Per questo video è tutto, se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like, condividilo con i tuoi amici. Ciao!